Io sono sempre stato un appassionato di storia. Mi è sempre piaciuto tantissimo il periodo che va da metà del 400 ai primi del 500. Colori sgargianti, drappi pesanti e quell'aria sconsolata che la firma dell'artigiano valdostano Manuel Baravex sui suoi pettipegno, gli gnomi medievali di legno che gli sono valsi lo scorso anno il premio SART per originalità e innovazione alla millenaria Fiera di Sant'Orso di Aosta. Pettipegno mi assomigliano molto perché sono di compagnia ma stanno bene anche da soli e sono un po' contro le novità e usano tutto quello che l'umano ha fatto durante la storia per andare avanti nel loro mondo. Piccoli piccoli, impatuà Valdostano, i pettipegno permettono all'artigiano di sperimentare diversi personaggi, ma anche di fare tantissima ricerca sugli abiti del tempo, sugli oggetti e sui colori che dall'anno scorso l'artigiano si fabbrica da sé con i pigmenti. I pettipegno raccontano sempre una storia diversa, come alla fine facciamo noi umani. L'anno scorso erano 74 nobili signori che insieme rappresentavano il Consiglio dei Comuni Valdostani e che gli hanno fatto vincere il suo primo premio alla Foire Millenaria. Facciamo tantissime, tantissime ore di laboratorio, tantissimi esperimenti, tantissimi sbagli e quindi l'essere premiato è sempre una cosa bellissima per un artigiano. Quest'anno, per la Fiera di Sant'Orso, che si terrà il 30 e il 31 gennaio ad Aosta, Baravex scolpirà non membri della nobiltà medievale, ma guerrieri con scudi e armi del tempo. Il fante sicuramente nella scala sociale è più basso, quindi cercherò di dargli un'aria ancora più triste di quello che gli do di solito. Sempre all'insegna dell'innovazione, pur mantenendo lo sguardo molto saldo alla tradizione, l'artigiano che soltanto nel 2021 ha approdato la scultura del legno dopo aver sperimentato la pietra e il cuoio, si sta preparando per il magico appuntamento di fine gennaio. C'è un'atmosfera che mi è sempre piaciuta tantissimo a Sant'Orso, un momento di condividere, di amicizia, che in altre fiere non riesco a vedere. E se i pettipegno hanno fatto impazzire anche te, ecco dove trovare Manuel. C'è la pagina Facebook Manuel Baravex, altrimenti ho l'indirizzo email manubaravex@gmail.com oppure mi trovate al 342 85 43 178.